Le scene viste oggi ad Alassio a memoria d'uomo non le ricorda nessuno. La grandine che si è abbattuta sulla cittadina costiera è stata di poco fuori dal normale, tanto che si sono formati strati di ghiaccio di oltre mezzo metro lungo le strade. Molte le auto rimaste letteralmente incastrate fra i chicchi di grandine e per liberarle delle vie cittadine è stato necessario far intervenire delle ruspe. Per fortuna non si sono registrati feriti e anche i danni, salvo purtroppo quelli alle coltivazioni, sono limitati. A fare il punto sulla singolare emergenza è stato in collegamento telefonico con la nostra redazione il sindaco Marco Melgrati. Sindaco Melgrati, ad Alassio una grandinata indubbiamente fuori norma, qual è la situazione? Ma credo che una grandinata eccezionale come questa non l'abbiamo vista a mia memoria, nel senso che ho 59 anni, quindi non ricordo una grandinata così. E tra l'altro c'è stato un ammassamento qui sotto via Diaz e stiamo lavorando con la ruspa per togliere il ghiaccio, questi cumuli di ghiaccio che si sono accumulati, sembra di essere a Monesi invece che di essere a Lazio, qui in via Diaz. È una situazione eccezionale che si è verificata solo qui, il problema è solo qui in via Diaz. Abbiamo avuto qualche problema perché c'erano bloccate due macchine sulla ferrovia in via Nam, sono intervenuti subito i vigili urbani, la polizia locale, ma qui invece ci sono i vigili del fuoco e la ruspa, la protezione civile, e stiamo in questo momento, stanno dando viabilità, hanno tolto, diciamo, la più grossa e l'ha messa sui lati della strada per ridare viabilità, e vedo che adesso cominciano a passare le prime macchine. Però è veramente eccezionale, incredibile, incredibile. Quindi la situazione adesso è più o meno orientata? Sta tornando alla normalità, continua a piovere, però la pioggia va bene perché scioglie il ghiaccio, speriamo, insomma. Adesso qui ci sono questi cumuli di ghiaccio che andranno smaltiti.